Buongiorno, scuso se l'audio non è proprio, il microfono non è proprio ottimale, ma l'importante è che sentiate almeno discretamente. Allora, vi chiedo di darmi un feedback in chat se sentite. Sì, il mio microfono non è proprio ottimale, quindi vi chiedo un po' di pazienza. Allora, l'importante è che sentiate almeno discretamente. Io vi do intanto il benvenuto, anche se attendiamo altri partecipanti, a questo evento, a questo incontro online, dal titolo, come vedete dalla slide, Le misure di semplificazione e gli interventi di rigenerazione urbana. Intanto mi presento, sono Onorina D'Agostini, del Forum S.p.A. e insieme alla collega Corinna Lupori vi darò supporto in questo incontro. Allora, come vi dicevo, prima di lasciare la parola ai relatori, farò una brevissima introduzione, così almeno daremo anche il tempo agli altri iscritti di entrare in aula. Allora, l'incontro di oggi, appunto, dal titolo Le misure di semplificazione e gli interventi di rigenerazione urbana, è un evento che inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione. Percorso che a sua volta si inserisce all'interno del progetto Bond Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto, appunto supporto alla operatività della riforma in materia di semplificazione, è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance. Questi progetti attivati dal Dipartimento includono anche il Delivery Unit nazionale, quindi il Dipartimento ha dato mandato appunto al Forum S.p.A. di realizzare questi progetti. Andando avanti appunto con le slide, qui vediamo le tematiche che hanno appunto caratterizzato le attività di formazione realizzate all'interno nell'ambito di questo progetto. Vi do qualche numero. Sono state realizzate 120 attività di formazione tra seminari e webinar, attività che hanno visto il coinvolgimento di oltre 28.000 partecipanti e di oltre 2.000 amministrazioni. Qui vediamo ora i temi per webinar e focus dai centri di competenza che ne cureranno la progettazione, la programmazione, la realizzazione e che ad oggi sono, li vado a leggere insieme a voi, il procedimento unico all'interno dello sportello unico attività produttive ed edilizia, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione, zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa, norme regionali di semplificazione. Per quanto riguarda in particolare il tema di rigenerazione urbana, la nuova agenda per la semplificazione 2020-2023 prevede azioni per rimuovere gli ostacoli burocratici allo sviluppo della rigenerazione urbana attraverso il sostegno all'attuazione delle semplificazioni in materia edilizia. All'interno del progetto è già stata effettuata e diffusa una prima ricognizione e analisi della disciplina della rigenerazione urbana, con riferimento sia alle iniziative europee che alla normativa statale e regionale. Vediamo ora quali sono i centri di competenza coinvolti. Questi riguardano le regioni Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna. Per quanto riguarda i centri di competenza per la semplificazione, il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per
per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione, nei quali operano esperti delle amministrazioni ed esperti del progetto. I centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e per la gestione di procedure complesse. Vado avanti con questa introduzione. I centri di competenza. Allora, qui vediamo in questa slide i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati. Anche in questo caso vado a leggere l'elenco con voi. Analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, soggetti coinvolti nei processi autorizzatori dell'attività di impresa, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione, affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e naturalmente strumenti a supporto della semplificazione, quindi manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. Andiamo avanti. I centri di competenza si sono rivelati degli strumenti efficaci, particolarmente efficaci, per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e riconosciuti in ambito di programmazione. Il Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione è inserito nel piano di rafforzamento amministrativo tra delle regioni Friuli Venezia Giulia e della regione siciliana, nel piano strategico regionale della Calabria, Campania, Sicilia, Molise, come strumento di semplificazione amministrativa dell'area ZES, cioè zone economiche speciali. Calabria, Campania, Molise e Sicilia hanno già individuato nel Centro regionale di competenza per la semplificazione lo strumento per la realizzazione del percorso di semplificazione nelle aree ZES. Continuiamo, questa è la pagina di eventi PA che riporta i webinar e seminari, quindi le attività di formazione che sono state realizzate nell'ambito del supporto del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. E ora veniamo alla giornata di oggi, all'evento online di stamattina. Come saprete, staremo insieme fino alle 11:30. Dopo questa mia breve introduzione, lasceremo la parola ai relatori, che sono Carmen Iugone, Giuseppina Russo, Massimo Puggioni. Vedete già collegata la dottoressa Carmen Iugone. Dunque, l'incontro prevede naturalmente la possibilità di interagire chiaramente tramite la chat con i relatori di oggi, quindi potete scrivere le vostre domande, le vostre osservazioni in chat e dedicheremo quindi sul finire dell'incontro uno spazio proprio per rispondere alle vostre domande e le vostre eventuali osservazioni. Alle 11:30 appunto si concluderà l'incontro. Ancora poche cose, gli argomenti di stamattina sono qui indicati in questa slide, il quadro normativo di riferimento a livello statale e regionale, le modifiche in materia di edilizia finalizzate a semplificare le procedure edilizie, assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e conoscere lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana. Ancora poche informazioni, qui appunto come ripeto potete utilizzare la chat per interagire con i relatori, ma anche per interagire con noi dello staff qualora abbiate problemi di audio o di video, quindi cercheremo di supportarvi anche in questo senso, quindi utilizzate la chat anche per queste segnalazioni, diciamo così, più tecniche. E dunque vi ricordo che l'evento sarà registrato e messo a disposizione, la registrazione sarà poi messa a disposizione insieme alle slide nella pagina dedicata appunto a questo incontro su eventi PA. Dunque non mi resta che a questo punto augurarvi un buon webinar. Io spengo la mia webcam, il microfono, lascio la parola alla prima relatrice che è appunto la dottoressa Carmen Iugone. Ancora di nuovo un buon webinar. Prego, dottoressa.
Inserisco le slide, sì, subito. Buongiorno a tutti, spero che l'audio sia buono. Ecco, l'oggetto del mio intervento è un inquadramento di carattere, diciamo, generale di questo tema della rigenerazione urbana che, come, è ben noto, è da tempo oggetto di, analisi, studio ed intervento regolativo sia a livello nazionale che europeo, proprio perché, la rigenerazione urbana è diventata una materia, strategica per, appunto, individuare un diverso utilizzo del territorio, proprio in questa nuova visione, che porta, come appunto, individuato in questa prima slide, dalle politiche di espansione urbanistica a quelle di riqualificazione del territorio. La rigenerazione urbana, quindi, viene intesa oggi come una serie di azioni ed interventi per il risanamento urbanistico, ambientale e sociale di aree urbane degradate. Questa nuova, diciamo, approccio all'uso del territorio e dell'ambiente derivano proprio da una nuova consapevolezza e da nuovi interventi che sono partiti proprio a livello europeo, come avremo modo di vedere, proprio perché la rigenerazione urbana è diventata sinonimo di sviluppo urbano sostenibile integrato, dove praticamente questa nuova concezione del suolo e del territorio è speculare al rapporto con il paesaggio e con l'ambiente. La finalità, pertanto, precipua dei nuovi interventi di rigenerazione urbana è quello di perseguire un bilanciamento tra interessi pubblici a volte contrapposti, ad esempio l'espansione edilizia, rispetto alla tutela degli equilibri ambientali, proprio con la finalità di migliorare i livelli di qualità della vita delle comunità territoriali. Quindi, l'incipit è proprio a livello europeo con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, agenda approvata dall'ONU il 25 settembre del 2015, che ha individuato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, tra i quali sono praticamente ricompresi anche specifici interventi di riqualificazione urbana. Ecco, sono richiamati qui diciamo, le azioni, quindi c'è una successione numerica, non diciamo, in successione puntuale, proprio perché sono richiamate i vari obiettivi, quindi il numero 8, obiettivo numero 8, incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. L'obiettivo numero 9, costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ad una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Obiettivo numero 11, rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Obiettivo numero 15, proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno. Quindi proprio da questi obiettivi individuati a livello europeo si, come dire, sostanzia questa necessità di bilanciare nell'approccio col territorio interessi diversi che, sono, all'interno dell'agenda, alla quale ovviamente rinvio per un maggiore approfondimento, declinati in questi obiettivi che ho selezionato all'interno, di questa slide. Sempre a livello, tra le iniziative di carattere generale c'è anche l'agenda urbana per l'Unione Europea,
adottata il 30 maggio del 2016, meglio conosciuta come Patto di Amsterdam, che è proprio diretta a promuovere e attuare politiche comuni di rigenerazione delle città e dei territori degli Stati membri. In quanto proprio cosa si è riscontrato? Che l'eccessiva dispersione delle competenze sia operative, diciamo a carattere quindi di intervento concreto, specifico, sia a carattere normativo, quindi le iniziative legislative nazionali, su questa specifica materia costituisce uno dei principali punti di criticità. Quindi per perseguire una politica comune a livello europeo nella gestione e nell'approccio dell'utilizzo del suolo e del territorio. Quindi si è evidenziato all'interno di questa agenda urbana la necessità di favorire il più possibile un processo di partecipazione dal basso, quindi di partecipazione delle città alla definizione delle politiche europee su alcuni pilastri fondamentali che sono appunto costituiti dalla legislazione, dagli strumenti di finanziamento e dalle conoscenze e dalle esperienze realizzate a livello di Stati membri proprio per raccogliere informazioni sullo sviluppo delle città europee e avere, come dire, una condivisione delle migliori pratiche, che anche questo, diciamo, è alla base di una buona regolazione. Questo, diciamo, molto in sintesi a livello europeo. Ovviamente noi dobbiamo contestualizzare questa tematica nel nostro ordinamento costituzionale, dove appunto il tema del governo del territorio costituisce una materia di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione. E quindi la norma cosa sancisce? La norma costituzionale, il principio in base al quale nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Quindi sia l'edilizia che l'urbanistica, in base al quadro costituzionale di riferimento, sono ricomprese nella materia del governo del territorio. E quindi abbiamo, come dire, un sistema multilivello in quanto le regioni hanno le competenze legislative in materia, come è ben noto. I comuni sono invece titolari delle funzioni amministrative che vengono esercitate con i piani regolatori e con gli altri strumenti di pianificazione territoriale. Ora, certamente proprio questa è una di quelle materie nelle quali proprio l'intreccio tra i diversi livelli di regolazione comporta la necessità di dare piena e completa attuazione a quel principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo più volte auspicato dalla stessa Corte Costituzionale, perché chiaramente questo ambito regolativo è stato oggetto di contenzioso costituzionali in più occasioni, soprattutto dopo la riforma del titolo V della Costituzione, che, come è ben noto a tutti, ha notevolmente rafforzato gli ambiti di intervento regolativo delle regioni. Ed è proprio la stessa Corte Costituzionale che si è pronunciata in più occasioni su vari aspetti appunto della disciplina edilizia e urbanistica in una recentissima sentenza del 2019 relativa al giudizio di legittimità costituzionale di una legge della Regione Lombardia concernente disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, ha voluto, come dire, evidenziare questo nuovo approccio delle politiche in materia territoriale urbanistica, precisando che cosa? Leggo testualmente dalla decisione che vi ho riportato in questa slide.
il territorio deve essere considerato non più solo come uno spazio topografico suscettibile di occupazione edificatoria, ma rivalutato come una risorsa complessa che incarna molteplici vocazioni ambientali, culturali, produttive, storiche. Il consumo di suolo rappresenta una delle variabili più gravi del problema della pressione antropica sulle risorse naturali. Mi sembra, ho voluto proprio riportarvi questo, diciamo, passaggio, della parte in diritto di questa decisione della Corte, proprio perché mi sembra molto chiaro l'obiettivo che la Corte individua sulla necessità, di, una concezione molto più integrata dell'utilizzo del territorio e che pone, un altro di quegli aspetti veramente molto delicati di questa materia, che è quello di pervenire appunto anche ad un quadro definitorio, il più possibile omogeneo e condiviso di questa materia, proprio perché c'è, come dire, un ambito, molto, diciamo, proprio in relazione all'aspetto delle competenze costituzionali, un ambito anche regolativo estremamente, come dire, articolato. Quindi le regioni hanno posto numerose leggi in materia, come vedremo tra un momento. Quindi, accanto alle, iniziative europee, al contenzioso costituzionale, numerose sono anche le iniziative nazionali. Tra le molte, voi sicuramente avrete un quadro estremamente approfondito anche di questa materia, però richiamo tra le varie, praticamente iniziative, la Carta di Bologna per l'ambiente, le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile, proprio, che è stata sottoscritta nel giugno del 2017, e con questo documento i sindaci delle città metropolitane hanno fissato target di sostenibilità in diversi ambiti di azione in materia urbanistica e ambientale. Quindi si prevede proprio l'adozione per ogni città di un'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, con degli obiettivi ben chiari, tra i quali quello europeo dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050 con l'agenda ONU che richiede di anticiparlo al 2030, al 2030, scusate. Quindi gli obiettivi per le città metropolitane e le aree urbane è quello di ridurre del 20% il proprio consumo netto di suolo al 2020, centrando le politiche urbanistiche sulla rigenerazione urbana ed interrompendo i processi di dispersione insediativa al fine di aumentare la qualità urbana e preservare quella ambientale. Quindi un obiettivo che parte dalle città, quel processo che anche a livello europeo è stato auspicato, cioè un processo di individuare politiche, diciamo, territoriali e ambientali sulla base delle esigenze dei territori, esigenze che, non possono che essere, come dire, riportate a livello appunto di, comunità, locali e territoriali. Numerose poi, e questo, con questo voglio in qualche modo avviarmi all'introduzione poi del decreto semplificazioni, sono le iniziative a livello nazionale, perché appunto, come è ben noto, non esiste ancora una normativa organica in materia di consumo di suolo e di promozione della rigenerazione territoriale urbana, nonostante le numerose iniziative legislative in materia. Sempre sono stati su questo ambito tematico sono state svolte moltissimi, come dire, iniziative, convegni, approfondimenti, proprio perché è un tema di grandissima attualità e estremamente strategico da più punti di vista, proprio economico, sociale, ambientale, culturale. Quindi io qui vi ho riportato alcuni disegni di legge che sono tutti di estremo interesse nella consultazione, proprio perché anche attraverso la lettura
delle relazioni di accompagnamento si evincono moltissimi profili, spunti anche di approfondimento. Quindi su questo, diciamo, vado un pochettino avanti. L'ultima, tra le ultime appunto della nostra legislatura, della XVIII legislatura, abbiamo questo disegno di legge, il numero 1131, proprio nella relazione di accompagnamento si precisa che il disegno di legge vuole essere uno strumento organico per la realizzazione di queste politiche nel nostro paese e si affronta questo tema definitorio, che ripeto, è veramente importante arrivare a delle definizioni comuni tra i diversi livelli territoriali di governo, definizioni il più possibile condivisi. Quindi, alla luce di questo disegno di legge, la rigenerazione urbana è intesa come un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree complesse edilizie caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico. Come vedete, ritorna anche in questa definizione quella necessità del bilanciamento che abbiamo richiamato nella prima slide tra interessi contrapposti che tutti interagiscono all'interno di questa specifica tematica. Quindi l'interesse e il fascino di questa materia è proprio data da questa pluralità di spunti, di stimoli e anche la sua complessità, perché è certamente una materia che richiede un approccio integrato su più profili istituzionali e più livelli di governo. Ecco, l'ultimo disegno di legge che io ho trovato è questo del 15 ottobre 2020, che richiama appunto anche l'esperienza del Covid-19, della pandemia, che ha sollecitato ulteriormente una riflessione sull'importanza di ripensare le realtà urbane e periurbane in chiave smart e green, arricchite di spazi comuni e verdi fruibili in sicurezza dalla comunità. Quindi, diciamo, le problematiche enormi derivanti da questo momento che tutti stiamo attraversando, legate appunto all'emergenza della pandemia, certamente attiene non soltanto ad un ambito sanitario, ma è evidente, ci sono interessantissimi studi sull'argomento che praticamente rinviano alla necessità proprio di nuove politiche in tema di mobilità, di spazi verdi. Quindi è un tema che acquisirà sempre maggior interesse per il futuro e anche sempre maggiori e nuovi stimoli. Un quadro molto chiaro di questo argomento è stato costituito praticamente dai lavori di questa Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, che ha svolto la propria attività nel periodo novembre 2016-dicembre 2017 e ha approvato questa relazione conclusiva a dicembre 2017. Ecco, riporto solo, diciamo, questo passaggio per non dilungarmi, è proprio, come dire, ho voluto tratteggiare un contesto di riferimento che è estremamente ricco e estremamente importante. Ecco, la Commissione ha rilevato nella relazione conclusiva come sia indispensabile rafforzare gli strumenti parlamentari e governativi per promuovere e gestire le politiche urbane, nonché individuare una responsabilità unica a livello governativo rispetto ai diversi compiti istituzionali. Ecco, su questo rinvio chiaramente per vostro interesse, vedo che il tempo scorre e quindi voglio avvicinarmi al decreto semplificazioni. Ecco, diciamo, richiamo anche questo decreto sblocca cantieri, il decreto legge numero 32 del 2019, che è stato convertito con la legge numero 55 del 2019, che all'articolo 5 aveva già fissato alcune norme in materia di rigenerazione urbana,
al fine di arrivare a una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. Quindi, anche in questo caso, un intervento a carattere emergenziale introdotto con lo strumento proprio del decreto legge. Accanto a questo quadro nazionale, tutte queste iniziative nazionali, alla luce della slide relativa all'assetto dei diversi livelli istituzionali di governo, noi su questa materia abbiamo una ricchissima legislazione regionale, in quanto le regioni hanno adottato misure di semplificazione normativa e amministrativa per favorire la realizzazione di programmi e processi di rigenerazione territoriale urbana. Quindi, scusatemi, questo quadro normativo a livello proprio regionale contribuisce ad arricchire enormemente, come dire, le conoscenze e anche, gli spunti di riflessione su questa materia, ma certamente proprio in relazione alle caratteristiche di questo ordinamento multilivello, tutti auspicano, come dire, la necessità di pervenire a una legge nazionale generale per dare anche maggiore uniformità agli interventi regionali che si stanno appunto susseguendo in materia. Chiaramente, per ragioni di tempo, non posso, come dire, illustrare questa parte specifica sulla legislazione regionale, un richiamo solo ad alcune delle leggi regionali nei materiali che vi sono stati forniti. C'è anche praticamente un quadro di riferimento più completo a livello regionale e territoriale, e comunque anche faccio rinvio a questo dossier dell'Ufficio Studi del Senato, Consumo di suolo, elementi di legislazione regionale, aggiornato a marzo 2019, dove è possibile trovare delle schede ricognitive complete della legislazione regionale in materia, anche con riferimento a specifici istituti di semplificazione amministrativa nel settore della pianificazione territoriale e urbanistica. Ecco, diciamo, questo quadro si è arricchito adesso con il decreto legge semplificazioni, il decreto legge numero 76, che è stato convertito in legge con la legge appunto numero 120 del 2020. Ecco, chiaramente si tratta di un decreto, di un intervento normativo estremamente complesso, articolato, che riguarda numerosi settori. Per quanto riguarda l'ambito oggetto di questo webinar, rileva l'articolo 10, semplificazioni e altre misure in materia edilizia. Questa disposizione stabilisce obiettivi molto chiari e puntuali in questo settore: semplificare e accelerare le procedure edilizie. Quindi l'obiettivo è quello appunto di una semplificazione con una riduzione degli oneri a carico dei cittadini e imprese. Al riguardo, vedete, io ho messo un asterisco proprio perché l'articolo 14 di questo decreto legge rubricato disincentivi all'introduzione di nuovi oneri regolatori. Quindi l'ottica è quella di alleggerire gli adempimenti burocratici che sono posti a carico dei cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, introdurre una nuova disciplina del governo del territorio che orienti i piani urbanistici alla rigenerazione urbana e territoriale in luogo dell'espansione, limitare il consumo di suolo, favorire e promuovere la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica e il contenimento del consumo di suolo. Quindi già da questi obiettivi così chiaramente enunciati dall'articolo 10 del decreto semplificazione ritroviamo
tanti elementi di riflessione e di approfondimento che abbiamo appena visto nelle slide precedenti, alla luce degli interventi europei, degli interventi nazionali e degli interventi a carattere regionale. Quindi quest'articolo 10 del decreto interviene su una serie di misure e di modifica, apporta numerose modifiche, in particolare al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, il DPR numero 380 del 2001. Proprio dalla relazione illustrativa si evince che l'obiettivo perseguito con l'intervento riformatore è quello di rilanciare un settore che ha registrato, quello dell'edilizia, un trend negativo negli ultimi anni, in relazione alla crisi economica che stiamo già vivendo da tempo e che adesso si è particolarmente acuita, apportando modifiche alla vigente disciplina dell'attività edilizia al fine di rispondere alle reali esigenze del territorio mediante interventi volti a evitare ulteriore consumo di suolo, favorire il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, il risanamento del costruito, il recupero, la ristrutturazione e il restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico. Quindi gli obiettivi sono a 360 gradi in questo settore e vediamo praticamente come sono stati poi declinati in specifici interventi settoriali. Qui io richiamo, praticamente faccio rinvio ad alcune slide praticamente riportate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica Italia Semplice, che praticamente proprio sono individuate come un maggior l'obiettivo, individua l'obiettivo del sostegno alla riqualificazione urbana per la difesa del paesaggio, alla valorizzazione del costruito e contro il consumo di suolo, quindi più spazio, maggiore spazio alla rigenerazione urbana. Quindi da questo punto di vista faccio anche rinvio a questo prospetto riportato all'indirizzo internet che ho riportato qui. Ecco, numerosi sono gli interventi, quindi ne introduco uno per ragioni praticamente di tempo, perché appunto per non rubare spazio agli altri relatori, sugli usi temporanei degli immobili, quindi per attivare processi di rigenerazione urbana, riqualificare le aree urbane degradate, recuperare e valorizzare immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali e di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. Da questo punto di vista ci sono esperienze veramente molto interessanti che si stanno realizzando per questo obiettivo, proprio per evitare un ulteriore consumo di suolo e recuperare spazi urbani che tutti quanti nelle nostre realtà vediamo, insomma, aree dismesse che possono avere altri utilizzi. Quest'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà pubblica che privata, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico generale correlati agli obiettivi urbanistici, socio-economico e socio-economici ed ambientali. L'uso temporaneo deve essere disciplinato da una convenzione su vari aspetti, durata, modalità di utilizzo, ripristino, che
costituisce anche il titolo questa convenzione per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione. Quindi uno strumento convenzionale estremamente flessibile, adattabile a quelle che sono le caratteristiche di intervento. Quest'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. In caso di immobili o aree di proprietà pubblica, il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica. In tali casi, la convenzione specifica anche le cause di decadenza dell'assegnazione per gravi motivi. Quindi, diciamo, il riferimento è costituito da quanto le parti convengono all'interno di questo strumento convenzionale. Ovviamente, stante l'ambito di intervento regolativo regionale, la norma dispone che le leggi regionali possono anche dettare disposizioni di maggior dettaglio anche in ragione delle specificità territoriali. Certamente, ecco, gli interventi sul DPR 380 sono numerosi e ovviamente dopo questa introduzione di carattere generale che ha voluto un po' dar conto della complessità e della grande trasversalità che ha questa materia, i colleghi che proseguiranno nello svolgimento di questo seminario, di questo webinar, potranno approfondire ambiti specifici, proprio più particolari, e quindi non voglio sottrarre altro tempo alla collega l'architetto russo che appunto farà la relazione successiva, e al momento vi ringrazio per l'attenzione. Do la parola alla collega Russo. Allora, dottoressa Russo, cambio le slide. Sì, buongiorno a tutti. Un attimo che aspettiamo le slide. Eccoci. Allora, non riescono ad andare avanti le slide, come mai? Ecco qua, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Dopo l'intervento della dottoressa Iuone, che ci ha ampiamente descritto il quadro normativo e le politiche che sono alla base dei processi di pianificazione urbana, entriamo più nel merito dell'analisi del progetto organico di revisione del testo unico edilizio che è avvenuto appunto con l'articolo 10 del decreto legge 76 del 2020, convertito con modificazione dalla legge 120 appunto di del settembre 2020, il cosiddetto decreto semplificazione. Si è trattato di un decreto che ha modificato, inserito, diciamo sostituito diversi articoli e commi necessari, soprattutto per dettare nuove definizioni e indicazioni che diciamo, si rendevano appunto necessarie per dare chiarezza rispetto a indicazioni già presenti nel testo unico dell'edilizia, ma che necessitavano di un ulteriore chiarimento proprio per rendere più effettivi e praticabili gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. L'obiettivo principale, già anticipato la dottoressa Iuvone, era quello di semplificare e accelerare le procedure in materia di edilizia affinché si possa effettivamente ridurre il carico burocratico, diciamo, che pesa sui cittadini e sulle imprese e consentire tutte quelle finalità, tipo la riduzione del consumo del suolo, il riuso, la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, recupero, ristrutturazione e restauro degli edifici ai fini antisismici per migliorare quella qualità del tessuto urbano, molto spesso ancora caratterizzato da
una scadente qualità architettonica e di insufficienti requisiti energetici di sicurezza e igienico-sanitari. Il decreto praticamente ha modificato soprattutto gli interventi edilizi che maggiormente impattano sulla, diciamo, sul costruito e che riguardano in particolar modo la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia, dove diciamo, sono stati un po' limati ed eliminati tutti diciamo, quei limiti, quei requisiti, quelle connotazioni che ancora non rendevano chiara proprio, diciamo, gli interventi per favorire appunto il diciamo soprattutto ecco, gli interventi che riguardavano il costruito. Chiaramente questo ha necessitato anche di intervenire poi sulla revisione dei titoli abilitativi edilizi rilasciati, per esempio diciamo necessari per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia e quindi riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività e al permesso di costruire. Inoltre c'è data, diciamo, certezza su quello che è il formarsi del silenzio assenso, è stata anche completato l'articolo 24 che riguarda appunto la nuova modalità di verifica dell'agibilità degli immobili non successivi ai lavori edilizi. È stata introdotta per la prima volta lo stato legittimo del patrimonio edilizio e sono state anche in qualche modo, diciamo, portate a chiarezza in merito a quelle tolleranze esecutive, diciamo, cioè quelle irregolarità geometriche, dimensionali di minima entità che possono essere assilarate da un tecnico abilitato purché non comportino una violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudicano l'attività, appunto, diciamo, l'agibilità degli immobili. Entrando nel merito proprio delle modifiche, iniziamo con la modifica apportata all'articolo 2 bis del DPR 380, l'articolo che fa riferimento alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati e che è un, diciamo, quindi riguarda un po' la riforma della disciplina delle deroghe diciamo, in materia di limiti di distanza tra fabbricati, così come contenuti nel decreto ministeriale 1444 del 68. Si tratta di un articolo che, diciamo, si compone di 3 commi. Nel primo comma viene stabilito in effetti che, fermo restando quella che è la competenza statale, diciamo, in materia di governo del territorio, alle regioni viene lasciata la possibilità di definire con proprie leggi quelle che sono le deroghe ai limiti, diciamo, appunto delle distanze previste dal decreto ministeriale e inoltre possono dettare tutte quelle disposizioni necessarie per, diciamo, per in riferimento agli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli, diciamo, alle attività produttive, agli spazi verdi o anche agli spazi collettivi, indicazioni nella legislazione regionale che poi sono funzionali e necessarie anche per la regolamentazione comunale per stabilire con limiti, densità e distanze, soprattutto quando si fa riferimento al patrimonio edilizio già esistente. Con il decreto legislativo del 2019, il cosiddetto sblocca cantieri, il 32, era stato già introdotto il comma 1 ter. Il comma 1 ter che specificava appunto che in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, la ricostruzione risulta essere sempre consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, quindi anche se queste diciamo sono inferiori rispetto a quelle che sono stabilite dal decreto ministeriale del 1440, numero 1444, però a condizione che la costruzione presenti sempre la stessa sagoma e la stessa coincidenza dell'area di sedime. La presenza della cosiddetta, diciamo, della stessa area di sedime, della stessa sagoma, risultava essere ancora delle limitazioni, soprattutto in tutte quelle situazioni in cui noi ci ritroviamo a dover intervenire sul costruito e a rendere diciamo, necessarie quelle trasformazioni planovolumetriche o, diciamo, dell'edificio, per esempio, per una differente destinazione d'uso, oppure quando si rende necessario migliorare
considerare le caratteristiche architettoniche e i requisiti tecnici degli edifici. Ecco perché con l'articolo 10 del decreto-legge 76 si è riscritto completamente il comma 1 ter, e come vedete nella colonna a destra l'ho suddiviso nei tre periodi principali in cui sono definite le modifiche che sono state apportate. Vedete una parte in neretto, una parte rossa. La parte in neretto è appunto le prime modifiche che sono intervenute con il decreto legge 76, che è diventato operativo già dal luglio 2020, mentre in rosso vedete tutte le modifiche che riguardano, diciamo, che sono state apportate in sede di conversione appunto del decreto in legge. La prima modifica riguarda che cosa? Riguarda proprio l'eliminazione del riferimento all'area di sedime. Infatti vengono, diciamo, superate quelle che erano le precedenti disposizioni, e si stabilisce che in caso di demolizione la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza quindi delle distanze legittimamente preesistenti. E quindi, diciamo, questa è la condizione necessaria che rimane sempre ferma, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentono la modifica dell'area di sedime. Perché, diciamo, ai fini, ecco, appunto, diciamo, di rispettare quelle distanze tra gli edifici e tra i confini. Quindi la prima modifica, abbiamo detto, riguarda la rimozione del rispetto dell'area di sedime. Il secondo periodo, invece, fa strettamente riferimento a quegli incentivi volumetrici, praticamente, quindi negli interventi di demolizione ricostruzione, in cui, diciamo, si utilizzano gli incentivi volumetrici che sono stati riconosciuti dal decreto legge 70 del 2011, il decreto sviluppo, in cui si autorizzavano le regioni appunto a poter utilizzare, diciamo, degli incentivi volumetrici sotto forma premiale negli interventi di ricostruzione. Perché appunto possono essere operativi questi, diciamo, incentivi volumetrici, e si è reso necessario anche qui eliminare quello che è il riferimento alla medesima sagoma e il superamento anche dell'altezza massima dell'edificio demolito. Quindi in qualche modo si è voluto riportare con questa modifica quanto previsto da tutte le leggi regionali del piano casa. Un elemento che voglio dire è che tutte le modifiche che sono state apportate dal decreto legge 76 hanno avuto sempre come, diciamo, riferimento quella che era la finalità del rispetto della tutela del paesaggio e diciamo, di tutti gli immobili sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali. Infatti l'ultimo periodo, diciamo, che fa riferimento al comma 1 ter, precisa che gli interventi di demolizione e di ricostruzione, se riguardano immobili che sono situati nelle zone omogenee A di riferimento del decreto ministeriale 1444 o nelle zone a questi assimilabili, come previsti dalla normativa regionale o dei piani urbanistici comunali, o ancora nei centri storici consolidati, negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, quindi gli interventi di demolizione e ricostruzioni sono consentiti esclusivamente nel rispetto di quelle che sono le indicazioni e le disposizioni presenti nei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, che sono di competenza appunto comunale, che a loro volta devono rispettare quella che è la pianificazione territoriale, paesaggistica, urbanistica e i pareri degli enti preposti alla tutela. Andiamo adesso invece al primo, diciamo, intervento di modifica, che ha riguardato gli interventi edilizi. Abbiamo detto che il decreto legislativo 76 è intervenuto in particolar modo nella manutenzione straordinaria e nella ristrutturazione edilizia, che sono, diciamo, quegli interventi che maggiormente funzionali alle operazioni di recupero e riqualificazione tipica dei processi di rigenerazione urbana. La modifica, diciamo, riguarda una modifica puntuale, riguarda appunto gli interventi di manutenzione straordinaria, che sono tutte quelle opere e quelle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire delle parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non vadano ad alterare la volumetria complessiva degli edifici e, come prevedeva la disposizione appunto diciamo previgente, non comportino modifiche praticamente, diciamo, della destinazione d'uso. Ora, come vedete, praticamente vi ho anche qui suggerito
suddiviso tutto il nuovo, diciamo, la nuova definizione della lettera B e vediamo che nella prima parte che è stata modificata è stata superata quella limitazione del testo previgente che diciamo, rendeva incompatibili con gli interventi di manutenzione straordinaria qualsiasi modifica alla destinazione d'uso, ma adesso il riferimento alla destinazione d'uso è quello che viene dettato dall'articolo 23 ter del DPR 380 che fa riferimento appunto alla destinazione d'uso che risulti urbanisticamente rilevante implicante un aumento del carico urbanistico. Quindi praticamente diciamo, alla lettura di quello che prevede l'articolo 23 ter risultano essere, diciamo, salva la diversa previsione da parte delle leggi regionali, risultano essere, diciamo, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non ci sono stati interventi edilizi, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a, diciamo, ad una diversa categoria funzionale, caratterizzata da diverse quindi dotazioni di standard di infrastrutture e di trasporti per, diciamo dei servizi, chiedo scusa. Per quanto riguarda questa definizione deve essere anche letto l'ultimo periodo diciamo del comma 3 in cui si stabilisce che salva diverse previsioni da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria funzionale che quindi non comporta un aumento del carico urbanistico risulta essere sempre consentita perché viene considerata priva di rilevanza. La modifica, quindi il combinato disposto della destinazione d'uso con la diciamo, modifica di destinazione d'uso, così come sta, diciamo, riferita a quella prevista dall'articolo 23 ter, co l'ha comportato anche la necessità della modifica del comma 2 dello stesso articolo 23 ter, in cui si stabilisce che il criterio di determinazione della destinazione d'uso di un fabbricato d'unità immobiliare non è più quella prevalente in termini di superficie utile, ma è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9 bis, comma 1 bis, e vediamo anche di che cosa si tratta. Si tratta di fatto di una modifica all'articolo 9 bis che prima conteneva un solo comma, il comma 1, che diciamo era quello che ai fini della decertificazione dettava delle indicazioni in cui si precisava che all'atto della presentazione o rilascio di formazioni di titoli abilitativi previsti dal testo unico, le amministrazioni non devono, diciamo, non devono richiedere duplicazione di allegati o documentazioni in cui sono, diciamo, i riferimenti, le indicazioni e i dati sono già in possesso della pubblica amministrazione. Per la prima volta, quindi, si completa anche, diciamo, questo articolato con l'aggiunta, ecco, dello stato legittimo dell'immobile, della definizione di stato legittimo dell'immobile, che viene quella, che è quella, diciamo, che viene maggiormente utilizzata quando, diciamo, vi è un intervento edilizio oppure su quell'immobile vi è un atto di alienazione, di passaggio di proprietà, di vendita e così via. Come si specifica, quindi è stato aggiunto il comma 1 bis, laddove si precisa che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione e ne ha legittimata la stessa, e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, coadiuvato anche da tutti gli ulteriori altri titoli abilitativi su interventi che si sono succeduti. Quindi, come vedete, la definizione di stato legittimo dell'immobile non è data più alternativamente dal primo titolo o dal titolo riguardante l'ultimo intervento edilizio, ma da entrambi i titoli, quindi dal confronto di entrambi i titoli, anche perché attraverso questo confronto è possibile, come dire, verificare se vi sono stati anche degli eventuali abusi realizzati su quel particolare immobile. Inoltre, quando ci riferiamo a immobili che sono stati realizzati in un'epoca in cui non era necessario acquisire un titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo dell'immobile va, diciamo, creato, va, come dire, ricavato attraverso il confronto di quelli che sono tutte le informazioni, i documenti probanti come le riprese fotografiche, gli estratti cartografici o altri documenti di archivio e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio.
che è, diciamo, l'ultimo intervento edilizio, o anche altri titoli, diciamo, che si sono succeduti nel tempo. Queste informazioni, diciamo, con questa indicazione si è voluto dare seguito anche a quello che era stato già previsto ed è previsto ancora diciamo, nella modulistica, tutte quelle informazioni che si devono rendere anche nella modulistica, che si deve presentare quando è richiesto un titolo abilitativo edilizio, e sono i modelli che si sono, diciamo, stati approvati a livello statale, che le regioni hanno adeguato secondo le proprie normative regionali, di quelli approvati in sede di conferenza unificata Stato-Regione. Dopo questa parentesi che riguarda lo stato legittimo degli immobili, passiamo di nuovo, ecco, per completare la manutenzione straordinaria. Abbiamo detto praticamente che il secondo periodo fa maggiormente riferimento agli interventi, diciamo, a tutti quegli interventi di frazionamento, di accorpamento dell'unità immobiliare, con esecuzione di opere che possono comportare delle variazioni delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché anche del carico urbanistico. Si tratta di una semplificazione che era stata introdotta praticamente quindi era, diciamo, nella manutenzione straordinaria sono stati introdotti questi ulteriori interventi proprio con il decreto legge Sblocca Italia 133 del 2014. Ora però anche qui vi erano ancora delle limitazioni. Gli interventi di frazionamento, diciamo, di accorpamento, molto spesso necessitano di quelle limitate modifiche necessarie sui prospetti. Al momento in cui da un'unità immobiliare sono state ricavate più unità immobiliari, quindi è necessario creare ai fini dell'agibilità anche un nuovo accesso, oppure in quei casi in cui, per esempio, diciamo, dall'accorpamento aumenta quella che è la superficie utile, quindi risulta essere necessario andare, diciamo, ad aumentare, ecco, una finestra già esistente, una portafinestra già esistente, per cercare di rispettare quel giusto rapporto di illuminazione ed aerazione, oppure nel caso in cui l'apertura praticamente di una finestra per un nuovo servizio igienico che è stato appunto ricavato. Ora, queste limitate modifiche ai prospetti sono assentite negli interventi appunto di frazionamento e di accorpamento, solo, diciamo, se sono necessarie per acquisire l'agibilità dell'edificio, l'accesso all'edificio, a condizione però che l'intervento non debba pregiudicare il decoro architettonico dell'edificio, deve risultare conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti al codice dei beni culturali. Il fatto che sia stata necessaria quindi l'introduzione della modifica ai prospetti negli interventi di manutenzione straordinaria, questo ha comportato necessariamente anche la modifica dell'articolo 22 del DPR 380 e dell'articolo 10, che fanno riferimento espressamente agli interventi che sono sottoposti alla segnalazione certificata di iniziatività e quelli che sono invece sottoposti al permesso di costruire. Quindi nell'articolo 22, diciamo, è stata aggiunta anche la modifica ai prospetti come interventi che possono essere sottoposti a SCIA, mentre nell'articolo 10 sono stati eliminati i riferimenti ai prospetti. Nella tabella qui vi ho riportato un quadro sinottico in cui appunto diciamo, si evince quelli che sono gli interventi sui prospetti che possono essere sottoposti a SCIA, mentre per il permesso di costruire, che poi tratterà successivamente il dottor Pugioni, vediamo che diciamo, si riguardano soltanto quegli interventi sui prospetti che comportano una modifica della sagoma, della volumetria complessiva degli edifici, oppure su tutti i prospetti che sono sotto riguardo agli immobili sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali. Andiamo invece ancora velocemente a rivedere quelle che sono praticamente le ulteriori modifiche, anche le altre modifiche che sono state apportate in termini diciamo, che riguardano le strutture leggere e che fanno riferimento all'articolo 6 del DPR 380. Diciamo, l'articolo 6 detta una serie di interventi che possono essere fatti praticamente senza riferimento a nessun titolo abilitativo edilizio, seppur rispettando quelle che sono le condizioni che sono praticamente, chiedo scusa, qui mi saltano le slide.
Quindi diciamo che devono fare riferimento comunque alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, rispettare tutte le normative che riguardano la disciplina dell'attività edilizia, delle norme antisismiche e di sicurezza. In particolar modo, diciamo che cosa è stato precisato? Che per quanto riguarda quelle opere stagionarie, cioè quelle opere che hanno una durata limitata nel tempo, perché diciamo, per esempio si fa riferimento soprattutto a quelle opere stagionali che si utilizzano nella stagione estiva, tipo bar, trattorie, stabilimenti balneari, è stata modificata, è stata riscritta la lettera bis in cui si specifica che il tempo della durata di queste opere non è più 90 giorni ma 180 giorni e questa è stata una necessità anche dettata dall'emergenza sanitaria, soprattutto per favorire, diciamo, soprattutto quelle attività produttive che riguardano la somministrazione di alimenti e bevande sul posto e quindi garantire un certo numero di posti necessari proprio per garantire appunto il distanziamento sociale. La parte più importante, quindi diciamo il termine è stato aumentato da 90 a 180 giorni e inoltre ai fini diciamo di permettere ai comuni l'opportuno controllo della rimozione di questi elementi appunto diciamo di queste opere si è voluto e quindi si è voluto riportare nel testo unico edilizia anche quello che era già previsto in alcune leggi regionali e che l'interessato deve presentare all'amministrazione comunale una comunicazione in cui si evince la data di avvio dei lavori di realizzazione, quindi da quando parte proprio il montaggio di queste opere fino a quella è la data diciamo di ultimazione diciamo di smontaggio delle stesse strutture. E quindi diciamo questo viene è una, diciamo, un principio che è stato dettato proprio per dare diciamo per evitare come dire un abuso sui termini di smantellamento, diciamo che viene lasciata la libera valutazione dei singoli comuni. Sempre per quanto riguarda diciamo queste opere o elementi delle strutture amovibili, l'articolo C, il comma 5 dell'articolo 10 precisa che per le strutture diciamo per gli elementi in queste opere, diciamo, le strutture movibili che ricadono in quelle vie, in quelle pubbliche piazze o nelle strade, negli spazi urbani diciamo, di interesse storico-artistico, non è più necessaria l'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del Codice dei Beni Culturali, che rimane invece necessaria quando, diciamo, queste opere devono essere poste, nelle pubbliche piazze, negli spazi urbani adiacenti a siti archeologici o di particolare valore storico-artistico. E si rimanda ad un apposito decreto che deve normare come devono essere fatti appunto questi interventi. Da ultimo, e poi chiudo per quanto riguarda gli interventi edilizi, ci riferiamo ancora alla lettera E che parla agli interventi di nuova costruzione. In sede di conversione del decreto, appunto, ci è precisato che la modifica alla lettera E5 dell'articolo dell'articolo 3 del testo unico edilizia. Dell'edilizia che riguarda appunto i manufatti di tipo provvisorio come tende, unità immobiliari collocate in strutture ricettive all'aperto per le soste e il soggiorno dei turisti, devono essere, sono stati, diciamo, come dire, purché non abbiano un ancoraggio fisso al terreno, non sono più opere che devono essere soggette a permesso di costruire, quindi non vengono più considerate come opere di nuova costruzione. Allora, io per adesso ho completato il mio intervento e poi ci sentiamo dopo per quanto riguarda, ecco, la risposta ai quesiti. Passo la parola al dottor Pugioni. Grazie. Ringrazio le colleghe che mi hanno preceduto e saluto tutti intanto che aspettiamo che si carichino le slide per proseguire nella illustrazione delle modifiche, eccole qui, nelle modifiche che sono state introdotte sempre dal decreto semplificazioni alla materia edilizia. Abbiamo visto quello che diciamo, il decreto ha introdotto per quanto riguarda la modifica della definizione di interventi di manutenzione straordinaria e del regime a cui quegli stessi interventi sono sottoposti, per quanto riguarda l'inserimento all'interno della categoria della manutenzione straordinaria sia di alcune tipologie di mutamento di destinazione d'uso, che abbiamo visto appunto riprendendo quello che è già stato illustrato, sono quelle all'interno della stessa categoria funzionale che non prevedono un aumento del carico urbanistico, e
E abbiamo visto che adesso all'interno della definizione di manutenzione straordinaria sono ricomprese anche le opere, alcune tipologie di opere da realizzare sui prospetti degli immobili. In maniera assolutamente speculare, parallela a quella modifica della definizione di manutenzione straordinaria, il decreto è intervenuto anche a riformulare sia la definizione sia diciamo la, nome, cioè la, il rimando ai diversi titoli abilitativi necessari per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, che sono, diciamo, il gradino immediatamente superiore a quello della manutenzione straordinaria, perché noi sappiamo che quando andiamo a valutare un intervento edilizio lo dobbiamo sempre valutare nella sua globalità, cioè non dobbiamo fare la sommatoria di pezzettini. Questo è un errore che spesso si fa, no? Quando andiamo quando abbiamo, per esempio, l'elenco degli interventi di edilizia libera, l'elenco degli interventi soggetti a SCIA, la definizione di manutenzione straordinaria, non dobbiamo andare a sommare diverse categorie, ma dobbiamo sempre guardare l'intervento nel suo complesso. Per cui quando diciamo l'intervento nel suo complesso che l'interessato vuole andare a realizzare non rientra all'interno dei confini che sono, diciamo, delineati dalla definizione di manutenzione straordinaria, salvo che non si tratti di restauro e risanamento conservativo che hanno, diciamo, una diversa finalità, normalmente l'intervento è da qualificare come ristrutturazione edilizia, perché è, diciamo, la categoria immediatamente più superiore e più gravosa rispetto alla manutenzione. Ad ogni modo, in questa slide possiamo vedere un quadro di raffronto tra quella che era la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia contenuta nell'articolo 3 del DPR 380 prima delle modifiche e dopo le modifiche apportate dal decreto semplificazione. Prima vedete, cioè rispetto alla, vediamo prima che cosa è stato eliminato per poi entrare più nel merito di che cosa invece è stato aggiunto. È stato eliminato la definizione precedente per cui nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia erano ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie all'adeguamento della normativa antisismica. Cioè, la precedente definizione di ristrutturazione edilizia prevedeva che si potesse considerare ristrutturazione edilizia la demolizione di costruzione solo a volume invariato rispetto alla preesistenza, con la sola eccezione delle innovazioni necessarie per la normativa antisismica. Mentre prevedeva che sugli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del codice urbani, quindi al codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione e ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto dove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Queste sono, diciamo, le parti che sono state, diciamo, cassate, quindi eliminate nella definizione precedente. L'attuale formulazione va oltre quello che era precedentemente previsto e non prevede più il vincolo tassativo di mantenimento della volumetria, salvo i soli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, ma prevede anche la possibilità di modificare la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche plani volumetriche, con le innovazioni necessarie per adeguamento non solo alla normativa antisismica, ma l'applicazione della normativa sull'accessibilità, sull'installazione degli impianti tecnologici e l'efficientamento energetico. Quindi diciamo, ha diciamo, ampliato la quantità diciamo, di interventi che possono essere ricondotti alla definizione di ristrutturazione edilizia. Ha confermato anche che costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia, ovviamente gli interventi che mirano al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti con la ricostruzione, purché ovviamente sia possibile accertarne la preesistente conseguenza. Questa era una condizione che era prevista già in precedenza.
È stata prevista la possibilità per gli interventi di ristrutturazione edilizia di prevedere incrementi di volumetria, ove espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, quindi dove siano previsti ovviamente dagli strumenti urbanistici comunali, perché quelli disciplinano, diciamo, l'assetto ordinario del territorio e quindi anche le potenzialità volumetriche di ogni singolo terreno, ma anche dalla legislazione vigente, pensiamo ad esempio a casi di piano caso, per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Quindi anche qui ritorna il concetto di rigenerazione urbana. È più stringente, oddio, è sempre più stringente la disciplina che si applica alla demolizione, ricostruzione o ripristino di edifici crollati o demoliti quando abbiamo di fronte dei vincoli ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Perché in questo caso i vincoli che la norma ci dà, perché lo possiamo considerare come un intervento di ristrutturazione edilizia, è quello che si mantengano, oltre alla sagoma, che era già prevista dalla disciplina previgente, devono essere mantenuti i prospetti, il sedime, le caratteristiche planovolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi volumetrici. Le medesime regole, vedete, torniamo un attimo qui, per quanto riguarda invece le medesime regole si applicano anche agli immobili comunque diciamo ubicati nei centri storici, salvo ovviamente che non ci siano diverse disposizioni della disciplina locale, diciamo. Fin qui, diciamo, la modifica che è stata introdotta nella definizione di interventi di ristrutturazione edilizia. In maniera del tutto parallela è stato modificato l'articolo 10, che è quello che individua gli interventi soggetti a permesso di costruire, e che ricordiamo già precedentemente rispetto a questa modifica normativa, assoggettava un sottoinsieme di tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, che sono quelli individuati dalla definizione di quell'articolo 3 che abbiamo appena visto, al titolo abilitativo del permesso di costruire. In particolare, che cosa è stato modificato in questo articolo che, diciamo, rimanda al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, è stata eliminata il riferimento ai prospetti, perché precedentemente ci diceva che erano soggetti a permesso di costruire tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti. Quindi in precedenza bastava che ci fosse un intervento di ristrutturazione edilizia che prevedesse una modifica volumetrica o prospettica dell'edificio perché questo andasse in permesso di costruire. Ora abbiamo visto in precedenza che la modifica dell'articolo 3 dell'articolo 22 del 380 ad opera del decreto semplificazioni ha declassato le modifiche prospettiche o almeno la maggior parte delle modifiche prospettiche a manutenzione straordinaria è soggetta a SCIA come prevede l'articolo 22, conseguentemente è stato stralciato dall'articolo 10 il riferimento ai prospetti perché non è più necessario il permesso di costruire, anche perché quegli interventi non sono più qualificabili come ristrutturazione edilizia. Mentre è stato confermato, introducendo invece la citazione esplicita dei prospetti, perché limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, anche le modifiche prospettiche diciamo, necessitano del permesso di costruire, tant'è che dalla definizione di manutenzione straordinaria sono escluse le modifiche ai prospetti degli immobili vincolati o comunque compresi all'interno dei centri storici, che ritroviamo qui come interventi di ristrutturazione edilizia che sono soggetti in questo caso a permesso di costruire. Vedete come vi dicevo prima, quando non rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria, dobbiamo salire di un gradino per andare alla definizione di ristrutturazione edilizia.
Scusate, l'ho detto in maniera erronea, perché in realtà le modifiche della volumetria e dei prospetti per i mobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali del paesaggio, mentre diciamo, nell'insieme più ampio di tutti gli interventi che ricadono nei centri storici, sono anche. Rientrano nella necessità di permesso di costruire anche gli interventi che prevedono modifiche delle destinazioni d'uso. Sempre nell'articolo 10, sì, questo è un altro specchietto che diciamo richiama quello che abbiamo appena detto, per cui per ricapitolare. All'interno di tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, che sono quelli definiti dall'articolo 3 del DPR 380, noi ritroviamo un sottoinsieme che è quello individuato dall'articolo 10, che sono, diciamo, interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, che sono soggetti a permesso di costruire. Quindi sono interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono modifiche della volumetria complessiva e all'interno delle zone A mutamenti della destinazione d'uso. E limitatamente agli immobili sottoposti a tutela, anche le modifiche dei prospetti. Tutti questi, diciamo, necessitano del permesso di costruire, mentre tutti gli altri interventi di ristrutturazione edilizia che non ricadono in questa, diciamo, in questo sottoinsieme, che quindi non prevedono modifiche della volumetria, no, oppure se sono in zona A non prevedono modifiche della destinazione d'uso. E se riguardano immobili vincolati, non prevedono modifiche alla sagoma o alla sagoma ai prospetti, alla volumetria, ricadono nella definizione di cui all'articolo 22, per cui sono sottoposti al titolo abilitativo della SCIA. Velocemente, alcuni piccoli ritocchi su alcune cose sicuramente, diciamo, meno frequenti. Questo riguarda l'articolo 14 che prevede, che disciplina il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Ricordiamo che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici deve essere, come dire, giustificato da un interesse pubblico, perché altrimenti non è possibile prevedere il rilascio del permesso di costruire in deroga. Ecco, qui con la modifica del comma 1 bis dell'articolo 14 è stato eliminato il riferimento alle aree industriali dismesse che era presente nella precedente formulazione, ma che poi in realtà era anche poco significativo in quanto preceduto dalla parola anche, quindi era esemplificativo ma non esaustivo, ma è stato aggiunto, vedete, che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere autorizzati con permesso di costruire in deroga, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ovviamente che ne attesta l'interesse pubblico, mentre precedentemente avevamo solamente diciamo, una generica definizione di interesse pubblico, avevamo un limite che era quello del divieto di aumento della superficie coperta, adesso è sparito il limite dell'aumento della superficie coperta. Ma è stato aggiunto il fatto che la deliberazione del Consiglio Comunale deve testare l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, del recupero sociale e urbano dell'insediamento. Per cui in pratica è stato, diciamo, richiamato in maniera più specifica le finalità di rigenerazione urbana, che sono quelle che la dottoressa Iuvone in apertura del webinar di oggi ci ha illustrato in maniera, diciamo, generale e normativa come obiettivo e finalità all'interno del concetto di interesse pubblico che è sotteso all'ammissibilità di un rilascio di un permesso di costruire in deroga per la realizzazione di questo tipo di interventi di ristrutturazione. Sì, qui anche questa slide ci richiama questo concetto. Ancora l'articolo 16, contributo per il rilascio del permesso di costruire, è stato modificato, ma semplicemente in una maniera minimale perché è stato eliminato il riferimento tra i criteri che determinano diciamo,
calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da parte delle amministrazioni comunali, che in precedenza alla lettera di terra era collegato anche al cambio di destinazione d'uso, la citazione del cambio di destinazione d'uso è stata cassata, è stata eliminata. E questo è, se vogliamo, anche una cosa speculare al fatto che il cambio di destinazione d'uso è stato riportato all'interno degli interventi di manutenzione straordinaria, quindi declassato, semplificato e conseguentemente stralciato da questa previsione che lo collegava all'onerosità anche del, diciamo, del permesso di costruire, quindi dell'immobile stesso. Mentre sempre per favorire gli interventi di recupero e di riqualificazione urbana è stato modificato il comma 4 bis dell'articolo 17, prevedendo che al fine, vedete, di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, mentre prima parlava solo di densificazione edilizia, ora è stato esplicitato la rigenerazione urbana, la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica e il contenimento del consumo di suolo. E il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali, e i comuni hanno la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni per questa tipologia di interventi dal contributo di costruzione fino alla completa esenzione dello stesso. Si tratta di un'altra misura che intende spingere e, diciamo, agevolare questa tipologia di interventi, che ovviamente hanno una finalità di interesse, diciamo, collettivo, ovviamente, per cui possono essere esentati o scontati rispetto all'onerosità del permesso di costruire. Ancora, ecco, questo è una cosa che è stata anche toccata diciamo, in introduzione. Sì, mancano ancora pochi minuti, ma allora qui prevede che lo sportello unico per l'edilizia, allora sappiamo che già in precedenza decorso il termine per l'adozione del permesso di costruire ove non ci fossero vincoli, si forma, diciamo, il silenzio assenso, si intende formato il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire. Tutto questo è rimasto invariato, ma la norma, il decreto ha aggiunto che su richiesta dell'interessato, lo sportello unico rilascia un'attestazione circa l'effettiva formazione del silenzio assenso e quindi la mancanza di richieste di integrazioni documentali inevase, richieste istruttorie inevase o provvedimenti di diniego, altrimenti comunica, diciamo, che sono intervenute queste cose e quindi il silenzio assenso non si è formato. L'obiettivo ovviamente è quello di dare certezza al diritto anche in caso di formazione del silenzio assenso. Una cosa mi preme dire: non dobbiamo far rientrare dalla finestra quello che è stato fatto uscire dalla porta. Cioè, il silenzio assenso opera a prescindere da questa attestazione. Il silenzio assenso si forma comunque al 60° giorno. Questa serve, diciamo, per avere un'attestazione di certezza che può essere anche nel tempo. Però, in ogni caso, non è che il silenzio assenso non si forma se non abbiamo l'attestazione. Perché io trovo facile che se un SUE, come dire, non ha rilasciato l'atto in tempo, possa anche, come dire, non provvedere in tempo a rilasciare questa attestazione, ma il silenzio assenso si forma comunque. Ancora, qua c'è anche una domanda su questo, sempre una cosa molto importante, il comma 4 dell'articolo 10 prevede diciamo, una proroga straordinaria dei termini per l'inizio e la fine dei lavori edilizi, rispettivamente di un anno e di 3 anni, un anno il termine di inizio lavori e 3 anni il termine di fine lavori, e di 3 anni per quanto riguarda i termini delle SCIA, scusate, un anno e 3 anni sono i termini di inizio e fine lavori degli interventi soggetti a permesso di costruire, 3 anni sono i termini di validità delle SCIA, dove sappiamo non sono scissi in inizio e fine lavori, ma c'è un termine di validità complessivo di 3 anni, previa semplice comunicazione. Quindi non è come la proroga ordinaria che deve essere chiesta e può essere concessa, ma qui è l'interessato che comunica di avvalersi di questa previsione normativa, per cui automaticamente, nel momento in cui comunica di volersi, come dire, avvalere di questa facoltà, i termini sono prorogati per effetto della legge senza bisogno
che il SUE, l'ufficio tecnico comunale, risponda e che senza che debba fare neanche nessuna valutazione, perché è una cosa dovuta, diciamo. Ricordo anche che comunque, ai sensi dell'articolo 103 del precedente decreto Cura Italia, in ogni caso in questo momento i termini sono sospesi fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza. L'unica, come dire, condizione per potersi avvalere di questa proroga straordinaria è che la comunicazione deve essere fatta prima della scadenza del termine stesso. Però, ripeto, siccome ora sono sospesi, di fatto c'è un'ampia applicabilità. Di questo, degli usi temporanei, lo salto perché ne ha parlato la dottoressa Iovone in precedenza. E ancora per concludere, la segnalazione certificata di agibilità è stato previsto la possibilità di presentarla anche, no, quindi non solo a fine lavori, ma anche per i mobili preesistenti e legittimamente realizzati, e questo diciamo, era una cosa che era assolutamente già nella prassi, però adesso è più, diciamo, è stato anche specificato meglio, perché la norma parlava solo di agibilità al termine dei lavori. E infine, no, abbiamo ancora qualcosa sulle tolleranze costruttive, che sono state, diciamo, è stato ampliato come dire, il termine delle tolleranze costruttive, quindi di tutte quelle piccole modifiche che non costituiscono abuso e che non devono essere sanate, che sono semplicemente comunicate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni scusate, per pratiche successive. Oltre al 2% delle misure, che era un concetto che trovavamo già prima, ci sono anche piccole irregolarità geometriche, modifiche alle finiture di minima entità, nonché diversa collocazione di impianti e opere interne. Questo dovrebbe semplificare di molto e ridurre di molto tutte quelle pratiche di, come dire, sanatoria di diciamo difformità di scarsissima rilevanza. E cosa molto importante è questa: è stato chiarito che nelle more dell'approvazione di un nuovo decreto sui requisiti igienico-sanitari degli immobili, le disposizioni del decreto ministeriale del 1975 sull'altezza minima e sui requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione non si considerano riferiti agli immobili che sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore o siano ubicati nelle zone A e B e che siano stati legittimamente realizzati. Questo è una cosa su cui, voglio dire, un'interpretazione errata di questo ha creato in passato un sacco di problemi, perché gli immobili nei centri storici che sono stati realizzati magari secoli fa e che non hanno quelle altezze, i requisiti igienico-sanitari previsti dalla norma del 1975, qualcuno riteneva che non potessero avere l'agibilità. Evidentemente ora finalmente il legislatore ha chiarito che non si applicano quei requisiti a quegli immobili perché sono stati realizzati in precedenza. Purtroppo non facciamo in tempo a rispondere alle domande, abbiamo un pochino sforato, ma risponderemo per iscritto nei prossimi giorni. Io avrei terminato, sì, la mia, non so se Pina hai qualcosa da aggiungere. Vedo che si è Allora, sì, no, solo Calmeci. velocemente. Ho visto che ci sono una serie di domande che sono state riportate in merito al famoso, diciamo, rispetto delle distanze dei confini. Allora, innanzitutto preciso che tutte queste, per avere una risposta puntuale, è chiaro che noi dovremmo avere anche l'analisi proprio del progetto presentato e conoscere effettivamente di che cosa si tratta. Comunque, in via generale, diciamo, volevo specificare che le modifiche che sono state apportate all'articolo 2 bis riguardano fondamentalmente, ecco, diciamo, hanno come prerogativa la modifica dell'area di sedime, la modifica della sagoma, a condizione che vengano rispettate le distanze legittimamente preesistenti, anche se queste risultano essere inferiori a quelle previste dal decreto ministeriale, quindi le distanze tra edifici e tra i confini, da quelle previste dal decreto ministeriale 1444.
Quindi questo è quello che mi sento, ecco, per adesso ripeto, diciamo, però ecco, per un'analisi un po' più puntuale ci riserviamo di indicarvi tutte le risposte ai quesiti che vedrete poi allegati alla pagina web in cui ci sono anche le slide e i materiali. E poi non lo so se Massimo tu volevi aggiungere qualche altra cosa, è un po' come dire, messo insieme diversi quesiti che riguardavano le distanze, il rispetto delle distanze. Ma io intanto non so se possiamo, nel senso se abbiamo un po' di margine, però io finché parlavi tu, Pina, ho visto solo un paio di domande, poi vedo che ce ne sono state altre, però no, non le ho lette. Ah, ecco, ne ho letto una, ecco, interessante adesso, che il silenzio assenso si forma anche se le opere richieste non sono conformi alle norme del PRG. Per intenderci, il comune non è riuscito a rilasciare l'atto oppure la richiesta contiene delle opere non conformi alle previsioni urbanistiche, il silenzio assenso opera comunque anche se il tecnico ha progettato delle opere non conformi. E lì il comune ne ha comunque la responsabilità, ovviamente, del non aver risposto nei termini. Il silenzio assenso si forma. Poi, se, e dico se perché non è una cosa automatica nella maniera più assoluta, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela, eventualmente il comune, successivamente alla formazione del silenzio assenso, potrà, nell'esercizio del potere di autotutela, annullare o revocare comunque il provvedimento che si è formato per silenzio assenso. Ma la valutazione dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela va fatta caso per caso e su questo c'è tantissima giurisprudenza, non basta un generico richiamo per dire comunque anche dopo che si è formato il silenzio assenso possiamo intervenire. Il silenzio assenso si forma, poi è da vedere. Immagino che Carmen, che la vedo annuire, concordi. Io per ora mi fermerei un po' qui. Poi in ogni caso risponderemo a tutte le domande per iscritto, le troverete nella pagina del webinar, nella stessa pagina del webinar sul portale 20PA, troverete anche le slide, valutiamo insomma. Allora, Ecco io vi Marina. ringrazio, ringrazio i relatori e ringrazio i partecipanti. Ci scusiamo per gli inconvenienti tecnici che ci sono stati stamattina che hanno riguardato appunto l'accesso. Allora, come dicevano anche i relatori, sarà tutto a disposizione. La registrazione dell'evento, le slide e naturalmente anche la risposta alle diverse domande che ci sono state sarà tutto a disposizione su Eventi.pa, appunto nella pagina dedicata all'evento. Io ringrazio ancora tutti, vi auguro una buona giornata. Grazie veramente a tutti e a tutte. Arrivederci, a presto, grazie ai relatori, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti.